a tutti, spero di trovarvi abbastanza bene tutti quanti. Bella questa iniziativa di andare a raccontare un po' cosa stiamo facendo in queste ore qua, in questi giorni, in una situazione che non avremmo mai pensato che potesse verificarsi. Però questa può e deve diventare una grande occasione anche per cercare di migliorarci tutti quanti noi, sia sotto l'aspetto umano sia sotto l'aspetto professionale. Ecco, non facciamo passare e non perdiamo questa opportunità. Le cose belle che noi stiamo facendo in questo periodo non sono più, e forse probabilmente non lo saranno nemmeno più nel futuro dopo questa emergenza, soltanto essere uno studio di elaborazione dei cedolini di pago di contabilità. Questa invece potrebbe essere l'occasione per farci capire e riscoprire determinati valori che non voglio dire che noi avevamo dimenticato, perché nessuno di noi dimentica la propria storia e la propria propensione anche al pensare agli altri, ma il fatto di poterli magari organizzare, poterli anche strutturare in una maniera completamente diversa è sicuramente migliore, cioè il fatto che le nostre attività possano diventare un'opportunità per far vivere meglio anche le altre persone. Sono valori che noi possiamo riscoprire, ma mettere anche a sistema nelle nostre attività. Sono delle esperienze che noi stiamo acquisendo in questi momenti qua. Quando si parla di consulenza, a volte non sappiamo cosa sia. La consulenza possono anche essere le piccole cose nella quotidianità della vita delle persone per farle anche migliorare. Questa settimana noi abbiamo, per esempio, avuto l'occasione, perché questa è un'occasione, di aiutare, per esempio, un nostro cliente ricoverato per coronavirus, quindi un'emergenza sanitaria importante e soprattutto solo. Lui è ricoverato, la moglie a casa, con due figlie minorenni, in quarantena, separate tra di loro. Ecco, soltanto il fatto molto semplice di essere disponibili a fare la spesa per sua moglie, questo è stato un momento di vicinanza umana, di vicinanza, se vogliamo, anche professionale alle persone in difficoltà. Un piccolo gesto, ma un qualcosa che ci ha fatto capire come noi possiamo cambiare il nostro modo di vivere, il nostro modo di lavorare. Questa è l'esperienza che noi vogliamo portarci a casa, è l'esperienza che noi oggi stiamo cercando di promuovere, ma che soprattutto andremo poi a inserire nel nostro modo di lavorare appena sarà passato questo momento. Auguro a tutti quanti voi un buon lavoro e soprattutto curatevi, curatevi voi stessi, curate la vostra famiglia e curate tutte le persone che stanno vicine a voi. Ci rivediamo presto. Ciao.